insieme lodare e ringraziare il Signore. Saluto di cuore tutti i benvenuti, consentite un saluto particolare al Signor Ministro, il capo del corpo dei Vigili del Fuoco, Ingegner Nisi, saluto il sottosegretario e e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Pace in terra, noi ti loghiamo, noi ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie, diamo grazie, Signore Dio, il Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Dio, che hai sostenuto la santa martire Barbara con la forza invincibile della tua carità e l'hai resa intrepida di fronte ai persecutori, concedi anche a noi, per sua intercessione, di perseverare nella fede e di crescere nel tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della sapienza. Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro dipartita per noi una rovina. Ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé. Li ha assaggiati come oro nel crogiolo e li ha graditi come un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno, come scintille nella stoppia correranno qua e là. Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Quanti confidano in Lui comprenderanno la verità. Coloro che gli sono fedeli vivranno presso di Lui nell'amore.
perché grazia e misericordia sono riservati ai suoi eletti. Parola di Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse: il figlio dell'uomo deve soffrire molto
essere rifiutato dagli anziani, dai capi, dai sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, la festa di Santa Barbara è un'occasione preziosa, come vi dicevo, per ritrovarci assieme a voi, vigili del fuoco, e a manifestarvi con la partecipazione, la vicinanza, la preghiera, tutta la nostra gratitudine. Lo facciamo come Chiesa, lo facciamo come cittadini, lo facciamo consapevoli del compito importante che vi è affidato. Mi colpiva in questi giorni leggere un commento all'ultimo rapporto Censis sulla situazione sociale del nostro paese, dell'Italia, secondo il quale, titola il quotidiano Avvenire del 2 dicembre scorso, pandemia e guerra hanno reso gli italiani più tristi e malinconici, sentimenti che si vincono in particolare da due dati: la sensazione di non sentirsi sicuri, pandemia, guerra, e la paura che possa scoppiare una terza guerra mondiale. Sono dati che certamente vanno analizzati, se pensiamo a quale pensiamo più sul senso di insicurezza in giro a problematiche di tipo economico e collaborativo, oltre che paure in senso più generale. Tuttavia, al di là delle statistiche, credo sia ormai evidente la maggiore situazione di fragilità che oggi incontriamo in Italia, nel mondo, tra i giovani e non solo. Preparando la nostra celebrazione, mi sono chiesto se questa sia anche la vostra esperienza, se anche voi, in questo momento, state dimostrando la maggiore paura e più in generale inferiore la fragilità fra coloro che richiedono i servizi dei vigili del fuoco. Cioè, se ad esempio vi siete resi conto che le chiamate dei cittadini si stiano moltiplicando o che il vostro intervento venga richiesto per motivi più futili che in passato. Ovviamente non ci interessa in questa sede valutare una statistica, fare un'analisi sociologica, ma l'uomo sì, quello ci interessa. A noi interessa la persona, anche con le sue fragilità. Perché vi sembra che il compito dei vigili del fuoco, in modo forse più evidente di altre figure responsabili della sicurezza, abbia a che fare con la fragilità umana? Lo ricordava ieri il Presidente della Repubblica nel suo messaggio a voi indirizzato, sottolineando come, diceva il Presidente, nei delicati scenari emergenziali e negli interventi di soccorso pubblico, le donne e gli uomini del corpo rappresentano da sempre un solido presidio. E proprio in questi ultimi giorni, mentre ciascuno di noi aveva il cuore addolorato e trepidante per la tragedia della frana di Ischia, voi, carissimi vigili, eravate lì a scavare instancabilmente tra il fango e, come in altre emergenze del genere, a rincorrere fino all'ultimo la speranza, prendendo su di voi non solo la fatica, ma il dolore della gente, la disperazione, la delusione. A volte, grazie a Dio, la gioia di un salvataggio, la gratitudine infinita, anche per una sola vita, una sola, sottratta alla morte. E nel Vangelo che Gesù abbiamo Nel Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù ci dice: chi vorrà salvare la propria vita la perderà.
la salverà. Quasi offrendoci una misura di fragilità umana. Forse la vita ha bisogno di essere salvata dalla fragilità del pericolo, dalla minaccia della morte, dalla malattia, dalla sofferenza, che se ne capisce meglio il valore, che si capisce come essa sia un valore assoluto. Sì, la vita dell'uomo è un valore insostituibile, intangibile, non intercambiabile con altri valori. Niente, nessuno può sostituire la vita. E spiega ancora Gesù: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi si perde o rovina se stesso? È proprio vero. Per misurare il valore della vita è necessaria un'economia tutta particolare, una paradossale economia in perdita, potremmo dire, ovvero perdere per guadagnare, perdere per salvarsi, perdere per salvare. In un certo senso, questa è la vostra economia di vigilia di vigilia per voi. Per voi c'è un campo, dinanzi al dovere, dinanzi alla gioia, dinanzi al colore, la sua vita, non solo c'è un campo, ma non c'è neppure il campo del risalto, il campo della famiglia, della e non perché voi non siate di essere umani, di essere esposti alle paure, ma perché è la spinta a fine del pensare a darvi un coraggio che forse è non pensare e non pensare di avere coraggio. Mi piace ricordarlo spesso, significa cercare di agire con il cuore. Un cuore grande, il cuore dei vigili del fuoco, un cuore grande come quello della vostra patrona, Santa Barbara, il cui coraggio la condusse fino al martirio, fino alla morte. Un cuore grande perché consapevole del senso e del valore da dare alla vita umana e anche alla propria vita. Un cuore grande perché misurato in base a quell'economia in perdita nella quale la cifra su cui calcolare tutto è l'amore, il dono di se stessi per amore. D'altra parte, per venire incontro alle fragilità e alle paure dei fratelli che ritrovate sulla strada del vostro servizio, non basta la forza delle braccia, non basta il coraggio dell'azione. Ci vuole di più che solo il cuore sa dare. Un cuore inteso non in senso emotivo, sentimentalistico, un cuore inteso come centro della persona, centro degli effetti della nostra vita, al quale Gesù rivolge il suo nome. Cari amici, sa mettersi in ascolto della sua di Gesù, solo cuore sa scoprire, sa scoprire che per sé egli stesso si vuole un modello di fragilità. Non ci serve un assurdo. Il Figlio di Dio, Gesù, si è fatto uomo e ha condiviso dolori, fatiche, fragilità umane. Ha avuto bisogno del calore della famiglia, dell'amicizia degli apostoli, ha avuto bisogno addirittura dell'aiuto di un cireneo nel portare la croce. Lo chiede Gesù: chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Dunque si tratta di prendere la croce, di prendere la nostra croce, quella che ciascuno di noi e di voi sperimenta nella sofferenza personale. Ma si tratta anche di seguire il Signore rinnegando se stessi, ovvero dimenticando la propria croce per portare quella degli altri. E voi, cari vigili, questo lo fate: portate la croce degli altri.
Lo fate con la vostra economia in perdita, che è disposta a perdere la propria vita per salvare la vita altrui. E qui voglio ricordare tutti i caduti tra i vigili del fuoco. Lo fate con il vostro coraggio, che sa superare le proprie paure per accogliere le tante fragilità dei fratelli. Cari vigili, lo fate con il vostro cuore, grande, abbastanza da far posto alle croci dei fratelli. Continuate a farlo, cari vigili del fuoco, con coraggio e generosità. Scoprirete, come Santa Barbara, che così facendo avete portato la croce di Gesù e crescerete nel suo amore, facendo più il vostro paese, la nostra vita, Auguri, grazie, perché il Signore vi benedisca, sono più benvenuta sempre. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, non nella stessa sostanza. Per mezzo di cui tutte le cose sono state fatte, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture ed è salito al cielo e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio ti ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che la vita del mondo che la e continuiamo la nostra preghiera dicendo insieme: ascoltaci, o Signore. Vieni, Signore, a benedire la tua Chiesa, che sia sempre segno efficace della tua presenza. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Vieni, Signore, da rafforzare la fede dei cristiani perseguitati in ogni parte del mondo, perché sostenuti dalle preghiere della Chiesa e dall'esempio dei martiri abbiano la forza di rimanere fedeli a te. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Vieni, Signore, nei nostri cuori l'amicizia e la protezione di Santa Barbara. Alimenti la fede e la carità per fare della nostra vita un dono ai nostri fratelli e del nostro servizio un generoso impegno a difesa dell'ambiente e degli esseri umani. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Vieni, Signore, ad illuminare l'intelligenza dei governanti perché cerchino con ogni mezzo la giustizia, unico fondamento della pace e della libertà. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ed esaudisci le nostre preghiere. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, per la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Padre, premio e corona dei martiri, che hai voluto salvare il mondo attraverso il sacrificio di Cristo, tuo Figlio, aiutaci ad imitarlo nel dono della nostra vita a favore dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, nostro Dio, è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato dalla Santa Martire Barbara, ad imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta in quel prodigio, Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio. Per Cristo, Signore nostro, e noi con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene e bevete questo è il calice mio per la nuova e per eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Il mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione e la difesa. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo celebrante, il Santo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e della tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte della vita e insieme con la Beata Maria, Vergine Madre del Dio, con San Giuseppe il suo sposo, con gli Apostoli, Santa Barbara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la tua pace. Non sono degno di partecipare alla tua mensa,
ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Signore, che hai glorificato Santa Barbara con la corona della verginità e del martirio, per la comunione a questo sacro convito, donaci energia nuova, perché superiamo la forza del male e raggiungiamo la gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Preghiera del Vigile del Fuoco. O Dio, che illumini i cieli e fuori gli abissi, arda il nostro tempo, la fiamma del cielo, fa più ardente della fiamma il sangue che scorre nelle vene, vermiglio come un canto di vittoria. Quando la sirena urla per le vie della città, ascolta il palpito dei nostri cuori, votati alla rinuncia. Quando a gara con le acque verso di te saliamo, ci sorvegga la tua mano piegata. Quando l'incendio irresistibile avanza, luce il male che si annida nelle case degli uomini, non la ricchezza che accresce la potenza della patria. Signore, siamo i portatori della tua croce e il rischio è il nostro pane quotidiano. Un giorno senza rischio è non vissuto, poiché per noi credenti la morte è vita, è luce. Nel terrore dei crolli, nel furore delle acque, nell'inferno dei lupi, la nostra vita è il fuoco, la nostra fede è Dio. Per Santa Barbara Martire, Amen. Santa Barbara qui mi faccio, mentre il mondo ti parla io, se dai fiumi mi è nostra piaccio, da qui mi fa, sappia che sia lui. Questa vita lei a te, la missione tua, fai il vostro cuore ora. Un giorno senza rischi per noi non è nessuno, e il pensiero ma mai, sempre avanti in noi, non ci arrendiamo mai, dentro i terri noti tra le fiamme con te. La fatima ci fa compagnia, il coraggio ci insegna la via, e la bandura di volta lontano, porta salvare. Signor Ministro, signor Sottosegretario, autorità, ben trovati e grazie di questa vostra significativa presenza qui oggi. Cari amici, al termine di questa celebrazione permettetemi di ringraziare anche a nome del Capo Dipartimento, Sua Eccellenza Reverendissima, il signor Santo Marcellino, per aver ufficiato la Santa Messa in onore della nostra Santa Patrona. Grazie per il parole che ha indegnato come il Vigile del Fuoco operano con il cuore e con l'arte della mente. Ma un saluto speciale vogliamo rivolgere alle colleghe e ai colleghi sul territorio chiamati a rendere gli onori nel mondo forse più nobile, e cioè sui teatri cooperativi attivi in questi stessi momenti, e tra i quali non posso non ricordare Ischia, Casavicciola in particolare, dove la giustissima tragedia ha colpito persone e famiglie, per cui va ancora una volta il nostro pensiero commosso. Per i Vigili del Fuoco le emergenze non si fermano mai, e per questo non può fermarsi la nostra corsa verso lo sviluppo, l'innovazione, la semplificazione, la formazione, il decollo di progetti e iniziative che diano la giusta ricompensa al personale che non si risparmia mai, H24. Anche il 2022 si chiude con un bilancio corposo, circa 915.000 interventi, quasi 3.000 interventi al giorno, molti dei quali con caratteristiche non certe ordinarie, che mostrano sempre più la criticità e i lati fragili di un territorio
che si modifica, una società che cambia. Il tutto accompagnato da una preziosa attività su tutti gli altri fronti strategici che interessano la sicurezza antincendio, sempre al fianco delle istituzioni per contribuire e risaldare le risaldare le cittadini che curare e incessante, di cui l'emergenza pandemica ha messo in risalto ancora di più i tratti di generosità e solidarietà ed umanità, come ha ricordato bene medaglia d'oro a non ricevere della nostra prestigiosa bandiera. Desidero condividere perciò l'orgoglio di essere parte e guida di questa organizzazione tanto apprezzata e soprattutto esprimere tutta la mia gratitudine a quanti sostengono il nostro sviluppo e a coloro che con competenza e coraggio rappresentano ogni giorno questa straordinaria realtà in mezzo alla gente. Affido ciascuno alla protezione di Santa Barbara e buona festa a tutti. Grazie per la vostra presenza. Grazie ancora, grazie a lei, grazie a tutti i Vigili del Fuoco, grazie alla banda dei Vigili del Fuoco, al tenore, grazie come avete animato la messa. Di cuore su tutti invoco la benedizione del Signore per intercessione di Santa Barbara. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate Cristo con la vostra vita, andate in pace. Andiamo, grazie. E buona giornata.